Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 5 e dopo gli avvenimenti della scorsa volta siamo pronti per andare avanti con la missione. Quindi abbiamo finalmente reclutato anche gli amici di Lelkar e ora siamo pronti per andare verso un nuovo posto, quindi verso un nuovo paese, chiamiamolo così. Però prima di andare verso il nuovo paese ci sono diverse cose che dobbiamo fare. Innanzitutto a progredire leggermente con la storia per far rapporto di quello che è successo. Ah, bentornati! Avete fatto un ottimo lavoro a portare l'Elkar dalla nostra parte. È quasi impossibile metterli d'accordo. Ben fatto, Lelei. Mia signora... Oh, mia signora, vi prego, perdonatemi. Non sono riuscita a evitare la morte di tanti civili. E lei, che cosa ha imparato? Lo so, è tutta colpa mia. Ho deluso, mia signora. No, non era questo che intendevo, lei. No, mia signora? Uno stratega non deve mai scusarsi pubblicamente, indipendentemente dal fallimento delle proprie azioni. Devi sempre dichiarare che il piano era impeccabile e che, se non fosse stato per te, le cose sarebbero andate peggio. La missione di un errore potrebbe causare dissidi e perfino mettere in dubbio l'autorità del principe. Oh, non immaginavo, mia signora. Le scuse vanno fatte direttamente al principe, in privato. Detto questo, ritengo che tu abbia fatto del tuo meglio, Lelei. Non siete d'accordo, vostra altezza? Davvero, vostra altezza? Grazie, vostra altezza, grazie mille. Ok. Vabbè, ci sta. Ora, vostra altezza, so che dovete essere stanco, ma c'è un'altra questione che richiede la vostra attenzione. A quanto pare ci sono dei problemini a Sabol. Pare che un certo principe dei banditi stia causando un bel po' di guai da quelle parti. Principe dei banditi? A quanto pare è un bandito che si fa chiamare Principe Joe sta gettando lo scompiglio a Sabol. È superfluo dire che la vostra popolarità non è molto alta in quella regione. Cosa? Ma come fanno a essere così ottusi? Forse è l'area di montagna che annebbia la loro vista. Comunque, Dean e Boz sono a Sabol, giusto? Perché non facciamo scoprire a loro cosa sta succedendo? Il fatto che li hai menzionati cade a proposito. Il nostro messaggero dice che perfino Boz e Dean non credevano nei loro occhi. Hanno visto il principe dei banditi solo da lontano, ma sembrava davvero identico a sua altezza. È impossibile. Ovviamente Boz e Dean non credono che il principe dei banditi sia in realtà sua altezza. Però la gente di Sabol si fa ingannare molto più facilmente. A quanto pare dobbiamo andare lì e dirimere la questione in prima persona. Che bisogno c'è di discutere? Diamoci una mossa. Giuro che quando metterò le mani su chi si spaccia per mio nipote, gli darò una bella lezione. Lady Silas, come potete non invitare anche me a dargli di santa ragione a questo impostore? Lo tratterei anche peggio. Ricordate di scoprire prima cosa sanno. Questa buffonata potrebbe nascondere qualcos'altro. Cercherò di ricordarmelo, ma non so se le mie mani faranno lo stesso. E allora siamo d'accordo. Ma ricordate che non possiamo trattare con Sabol finché non avremmo preso l'impostore e scagionato il principe. Bene, vostra altezza, siete pronti ad andare a Sabol? Ok, qui ora ovviamente c'è un piccolo cambio di squadra, perché c'è Silas che entra al posto di Kyle, quindi praticamente la formazione un pochettino ne risente, perché non ho più una sorta di pseudo tank. Vabbè, ho Leon, va bene, teniamo Leon, anche se tanto ora dovremmo andare a fare delle altre robe, perché dopo aver fatto questo questa piccola progressione della trama, abbiamo da reclutare. Sì ragazzi, abbiamo da reclutare. Per prima cosa dobbiamo andare a reclutare Taylor. Quindi che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo andare alla locanda, prima cosa. Quindi no, scendiamo. Sì, perché qua siamo al terzo piano. Che brutto non poter scendere direttamente e fare tutto il giro ogni volta. È un po' una rottura di scatole sto castello. È un poco pratico, mettiamola così. Allora, dobbiamo scendere e andare praticamente alla locanda, quindi dove c'è Marina, in poche parole. Quindi andiamo di qua. Su
successivamente di qua. Stavolta non mi freghi. Stavolta non mi freghi. Stavolta me lo ricordo dove si trova. Eccolo qua. Oh, Vostra Altezza. Posso usare questa stanza per le mie ricerche? Certo. Grazie, mio principe. Ok, allora mi metto a mio agio. Cercate di essere cordiali, cioè trattatelo bene, ecco, mettiamo, perché ovviamente ne avremo vantaggio di tutto ciò. Grazie, è stata un'intervista fantastica, apprezzo la vostra collaborazione. Ora vado a farne un'altra. Ecco, e lui praticamente si sta spostando praticamente all'interno del castello. Ora infatti se n'è andato all'ultimo piano, ovvero dove c'è la sala inaccessibile. Quindi rientriamo dalla parte centrale del castello, saliamo e andiamo all'ultimo piano. Diciamo che questo è un reclutamento che si potrebbe fare man mano che giriamo, perché uno ovviamente poi gira il castello e man mano che gira il castello se lo ritrova in giro. Eccolo qua. Oh, Vostra Altezza. Stavolta posso usare questa stanza per le mie ricerche? Certo, grazie mio principe. Allora mi metto a mio agio. Ecco qua. Grazie, è stata un'intervista fantastica, apprezzo la vostra collaborazione. Ora vado a farne un'altra. Ok, diciamo che questa della sala inaccessibile era probabilmente la zona più difficile, perché qui comunque ci si sale pochissimo, per cui è difficile perdere Taylor, perché alla locanda magari qualcuno ci va, ovviamente, però qui effettivamente è un posto un po' isolato, mentre invece l'ultima intervista sarà qua, quindi questo è abbastanza facile da trovare. Salve Vostra Altezza. Stavolta posso usare questa stanza per le mie ricerche? Certo, grazie mio principe. Allora mi metto a mio agio. Grazie, è stata un'intervista fantastica, apprezzo la vostra collaborazione. Devo dire che sono esterrefatto, mio principe. Sapete bene che la gente con qualcosa da nascondere perde fiducia. Forse non dovrei dirvelo, Altezza, ma quando Lord Godwin ha preso il controllo del Palazzo del Sole, sono andato là ogni giorno per avere notizie. Ma i bulli di Godwin non mi hanno lasciato entrare a Solfalena. Figuriamoci nel Palazzo del Sole. Ho provato a intrufolarmi in ogni modo, ma mi hanno preso e sbattuto in gattabuia. Mi hanno rilasciato abbastanza in fretta, ecco perché sono qui oggi, ma comunque, è così che Lord Godwin ha cercato di nascondere come stavano davvero le cose. Non solo, ha anche fatto diffondere informazioni false, incolpando George per ogni crimine. È per questo che odio Godwin. Perciò, Vostra Altezza, sono dalla vostra parte. C'è chi pensa che i reporter devono essere neutrali, ma è un'idea del tutto sballata. Se potenti o nobili cercano di ingannare la gente, i veri reporter devono combattere e far conoscere la verità. Voglio diffondere la verità dal vostro punto di vista, Altezza. E qui, vedete, dato che noi siamo stati disponibili a differenza di Godwin, lui ha preso fiducia in noi e quindi si è alleato. Scusate, quel che ho detto non è da me. Comunque, non vedo l'ora di intervistarvi, Vostra Altezza. Perché appunto, se noi avessimo rifiutato e avessimo detto di no alle sue ricerche, lui ovviamente avrebbe detto che appunto saremmo stati come Godwin e quindi di conseguenza se ne sarebbe andato e non l'avremmo reclutato. Adesso che abbiamo fatto tutto ciò, dobbiamo ritornare a Lelkar. Perché Lord Lake? No, dobbiamo andare a Lelkar, che come notate ha l'immagine con la zona bruciata. A Lelkar incontreremo una vecchia conoscenza. C'è una vecchia conoscenza che ci aspetta. Ora però mi devo ricordare dove si trovava. Se non mi ricordo male, si trovava nella centrale, si trovava dove era già tutto distrutto, se non sbaglio, perché è una nostra vecchia conoscenza in realtà, quindi lo abbiamo già conosciuto. E se vi ricordate bene, ci aveva detto che lui non sarebbe stato dalla parte di nessuno durante la guerra, perché il suo ruolo glielo impediva. Adesso questo ruolo è leggermente diverso. Esatto, Murad.
Vostra Altezza il principe, che spettacolo terribile. I cavalieri della regina, il simbolo della sicurezza di Falena che danno fuoco alla città. Tanta crudeltà non si addice a un essere umano. Atti del genere non dovrebbero essere ammessi. Ecco, ci serve il tuo aiuto a questo riguardo. Già, la situazione è tale che non posso più rimanere neutrale. Non so quanto posso aiutarvi, Altezza, ma farò del mio meglio per assistere chi ne ha bisogno. Questo dialogo si è sbloccato perché noi abbiamo invitato Murad ad unirsi sia a Raftfleet che a Rainwall. Se noi non avessimo avuto questi dialoghi, l'avremmo potuto sbloccare un po' più avanti, però meglio prima che dopo. Dopo aver finito di curare i feriti, vi raggiungerò al castello non appena ne avrò l'occasione. Non credo che ci metterò molto. Perfetto. Ora c'è un altro reclutamento che dobbiamo fare, un reclutamento molto piccante, molto sexy, ovvero al negozio delle rune, perché indovinate chi c'è? Benvenuti nel mio negozio. Oh, Altezza, da quanto tempo? D'ora in poi lavorerò in questa città, sarà un onore servirla, Altezza. Ma noi invece... Oh, benvenuto nel mio negozio, Altezza, cosa posso fare per lei? Vediamo, c'è qualcosa che vorrei tanto andare a prendere. Posso contare sul suo aiuto? Grazie. Conosce la grande buca a nord di Rainwall? La cosa di cui ho bisogno si trova in fondo a quella buca. Sarà una bella sfacchinata, ma la prego, mi ci accompagni. Ecco qua, abbiamo praticamente la side quest in questo momento. Jean è livello 35 ed è un'ottima maga, quindi in realtà io potrei in questo momento effettivamente metterla anche al posto di Lorelai. Sì, facciamo cambio. Ok, e ora come potete vedere lei è con me. Guardate quante rune, ha praticamente la stessa capacità di Zerase. Formazione, in questo caso la formazione è un po' sbilenca, perché ho praticamente tutti magici, cioè tutta la parte dietro è magica, però va bene, ok, la posso effettivamente tenerle così. Che runa hai tu? Runa talismano e runa del tuono. Oddio, non so se ho un'altra runa. Ho quella del fuoco. Sfera doppia lama. Danni provocati e ricevuti doppi. Oddio, questa potrebbe essere interessante, però non è la double beat, quindi va bene. Puoi sempre contrattaccare. Evasione dimezzata. Questa non sarebbe male, però va bene, no, lasciamo perdere, ok. Va bene, andiamo. Dobbiamo fare questa side quest. Sì, ovvero andare alla grande buca, se vi ricordate. Già. Quindi dobbiamo uscire. Madonna, Jean è incredibilmente svestita. Ed è incredibilmente gnocca, anche oserei dire. Cioè, guardate come le ballano pure le poppe. Cioè, guarda, è incredibile. Hanno fatto il jiggle. Non me ne ero mai accorta di questa cosa. Guardate. Pazzesco. Il jiggle wiggle. Wiggle jiggle wiggle wiggle. Vabbè. Basta, non esageriamo. Via, andiamo. Ok. Torniamo indietro. Tra l'altro questa potrebbe essere anche una buona occasione, perché se non ricordo male alla grande buca... ora però dove vado? Al villaggio di Hod, che è la zona più vicina. Qui nella grande buca, se non ricordo male, c'era la runa... quella per evitare gli incontri casuali con i nemici più deboli, quindi potrebbe essere utile, molto utile. Andiamo alla buca. Ecco qui, siamo arrivati. Ora dobbiamo esplorare questo dungeon e poi finalmente lei si unirà a noi.
Tanto, tanto tempo fa questa città prosperava, anche prima che arrivassero i Sindar. È passato tanto di quel tempo che la città ha dimenticato anche che fu a suo tempo distrutta. Ecco la mia destinazione. Esatto, dobbiamo arrivare praticamente in fondo al dungeon. Madonna, quanta strada. Ah, e vabbè. Chiedo scusa per averla trascinata in questo strano posto, non ci vorrà ancora molto. Bene, possiamo andare. Mi raccomando, ragazzi, esplorate tutto, cercate tutti quanti i tesori. E uno, tra l'altro, se non qua me lo ricordo abbastanza bene, perché l'ho trovato proprio grazie a una guida, in realtà la prima volta, c'è la runa, che non mi ricordo come si chiama, forse Cuor di Leone. Una roba del genere, dove praticamente potremo evitare tutti gli incontri più deboli. Quindi sarà interessantissimo. E potremo viaggiare anche un po' più velocemente. Detto ciò, vado in esplorazione e ci vediamo dopo. Eccoci qua. Aspetti. Grazie. E con questo ho sbrigato la mia piccola faccenda. Una promessa è una promessa. A partire da oggi starò al suo castello, Altezza. Non vedo l'ora di collaborare con lei. Ok, tanto non ce l'avrebbe detto cosa c'era là dentro, quindi è inutile farle quella domanda. La cosa più importante è che comunque l'abbiamo reclutata. Ora, quello che dobbiamo fare è prendere esattamente questi forzieri. Quindi, incenso del drago. Qui c'è l'altro forziere. Anello magico. Qua dovrebbe esserci. No, non era qua. Ok, allora torniamo indietro. Saliamo. Qui c'è l'altro forziere. Anello mistico. E dobbiamo salire adesso dall'altro lato. Da qua. Allora, ora non mi ricordo se era qua il forziere. Eccola qua, Sfera del Re. Ragazzi, sì. A questo punto, via, ce ne possiamo andare. Che bello, le pergamene fuga sono la cosa più bella del mondo in Shikoden, che ti consentono di andare via. Ah! Altra piccola cosa, durante il percorso ovviamente rincontrerete il mago che vorrà la vostra runa dell'alba. Non ha importanza che cosa rispondete, potete rispondere solo se vieni con noi oppure già mai, eccetera, eccetera, tanto non si unirebbe comunque per ora. Avremo modo di reclutarlo, non vi preoccupate. Ok, a questo punto torniamo indietro. E la prossima la persona da reclutare sarebbe ad Estrise. Vi ricordate quando vi ho detto che dentro la locanda di Estrise avreste incontrato una ragazza che vi avrebbe fatto giocare a carte e vi avrebbe scammato 2000 poche? Ecco, se non l'avete fatto, andatelo a fare. Una volta che avete fatto, diciamo, questa perdita, questo investimento, bisognerà andare al villaggio di Yashuna. Se non sbaglio, sarà praticamente alla locanda di Yashuna. Non vorrei dire una castroneria, ma dovrebbe trovarsi alla locanda di Yashuna. Che tra l'altro. Ah no, eccola. Oh, il ragazzino di prima. Grazie al cielo, sono così contenta di averti trovato. Scusa per quel che ho fatto, me ne sono pentita dal primo momento. Ti prego, accetta questi. Mi è ritornato i soldi. Grazie
Come ti dicevo, mi spiace davvero. Quando sono in debito verso qualcuno, proprio non ci riesco. Eccola, quell'imbrogliona. Ah, si mette male. Fermati, aspetta, ridammi i miei soldi. Eh già. Eh già. Ok, una volta fatta questa scenetta e averla vista scappare, perché ovviamente qui l'abbiamo vista scappare, abbiamo un altro luogo dove dobbiamo incontrarla, ovvero Raftfleet. Andiamo a vedere se spunta subito, perché tecnicamente lei non dovrebbe spuntare subito. Cioè, una volta fatta questa scena, che lei scappa a Yashuna, ovviamente deve avere il tempo di raggiungere Raftfleet. È abbastanza intelligente il gioco da questo punto di vista, perché fa passare il tempo come se fosse un effettivo tempo. Quindi magari non la troviamo subito, ma la troveremo dopo un po'. Io ci provo, perché tanto alla fine non mi costa niente, col teleport siamo velocissimi, quindi lo possiamo fare. Se non spunta, ritorneremo dopo. Infatti ancora non è spuntata, perché le dovrebbe spuntare praticamente qua ai tavoli, quindi per ora niente. Dovremo aspettare un altro pochettino. Però non è un problema, non è un problema, noi ci abbiamo provato. Adesso invece dobbiamo ritornare ad Estrise, perché ovviamente avremmo potuto avremmo potuto sbloccare la scenetta con l'infa. Una volta sbloccata la scena con l'infa, però in questo caso noi dobbiamo andare lì perché c'è un'altra persona che dobbiamo sfidare in questo caso, e dobbiamo sfidarla per farla entrare nel nostro gruppo. Quindi let's go. E tra l'altro qui dovremmo effettuare un duello, quindi sarà anche divertente in un certo senso reclutare. Allora, Locanda, se non ricordo male, perché lei appunto adora mangiare, quindi già avete capito. Eccola lì. Cosa? Io ho fame e questo mi rende nervosa. Ah, vostra altezza, siete venuti per arrestarmi. Scusate, non sapevo che voi foste il principe. Quell'Orok mi ha ingannato, sono anch'io una vittima. Cosa? Unirmi a voi? Volete che entri a far parte dell'esercito di Avalanche? Se davvero volete, a me non dispiacerebbe. Oh, un attimo. Io ho perso contro di voi all'Elkar, vero? Non sono ancora convinta. Tutti e due avevamo degli amici che ci aiutavano, ma i vostri erano molto, ma molto più forti. Perciò che ne dite di un duello uno contro uno? Se vincerete, verrò con voi. Lo so che non sono nella condizione di porre delle condizioni, ma che ne dite? Vi va di sfidarmi? Assolutamente sì. Ma che bravo ragazzo. D'accordo, andiamo di fuori. Tra l'altro lei è anche bella, bella gnocca, tra l'altro, un'altra bella gnocca. Vabbè, così giusto per dire. Oh yeah, I'm all fired up now. Let's go. Ok, here I go. Ecco, inizierò con una mossa facile, quindi noi la possiamo picchiare subito. È molto stupido. Special move, eccola qua. Demba Avalanche. Lei praticamente ci dice le mosse, quindi cioè, è facilissima counterarla. Ow, ow, ow. You did quite a number on me. I'm telling you, that won't work on me. Give me something with more oomph. Poi ci ha provato a fregarmi. I'm telling you, that won't work on me. Now you'll get the same back. Ti ha fatto attacco normale. Pensavo speciale. Eccola qua. Cabaloof landslide. Special move. Oh, sorry. Looks like I can't do that one. Pensavo facesse qua la guardia. You're pretty strong, aren't you? Invece no. Ok. Manca l'ultimo. Special move, okay. Demba Avalanche. Abbiamo vinto. I lost. Top. Veramente top. Ah, siete forte, vostra altezza. Siete riusciti a farmi perdere la fiducia nei miei mezzi. Ma dato che siete così potente, siete davvero sicuro che avete bisogno di me? Stavo scherzando. Verrò con voi come avevo promesso. Non vedo l'ora di combattere al vostro fianco.
Oh già, ecco, prendete questo come premio per la mia battuta. No, vi prego, accettatelo, non è niente di speciale. La mega medicina. E Nikea è stata finalmente reclutata. Allora, che si fa adesso? Devo venire con voi? No. Vai al castello. Oh, devo andarci da sola? Beh, ok. Ci vediamo dopo allora. Ottimo. Adesso che abbiamo ottenuto, che poi era la runa del re, io mi ricordavo la runa del cuore di leone. Che cazzo ho detto? Non lo so neanche io. Eccola qua, riduce la comparsa di nemici deboli. Però a chi la posso dare? Porca paletta. Leon, ne può usare una sola runa. Potrei darla ad Alzared al momento. Tanto lui lo devo tenere in parti. Che oddio, potrei toglierlo, ma per il momento ce l'ho in parti, quindi va bene così. Ok. Fatto questo, credo che per il momento possiamo andare avanti con la trama. Non credo che ci sia. Non credo che ci sia altro. Sì, credo che. Credo che possiamo andare avanti. Non so se è già passato il tempo per andare a Raftfleet, sinceramente. Non credo. È passato troppo poco tempo in realtà. Quindi non credo. Però voglio tornarci un attimo per scrupolo, giusto per mettermi il cuore in pace, ecco. Perché sennò voi sapete che io sono un po' fissato con queste cose. No, va bene, ok, ancora non c'è. Allora niente, aspetteremo dopo. Non è un problema. E detto ciò, cosa dovevo fare? Sì, credo che possiamo andare avanti con la storia. Non credo che ce n'erano altri da reclutare al momento. Credo proprio di no. Allora, oggetti. Va bene, adesso possiamo andare a Sabol. Quindi dobbiamo andare prima a Lord Lake, perché da Lord Lake praticamente dobbiamo fare tutta la strada verso destra, quindi verso est, e raggiungeremo Sabol. Quindi usciamo da Lord Lake. Esatto, e vedete che c'è il sentiero verso destra? Ecco, noi dobbiamo fare tutto questo sentiero verso destra. Ecco qua. Qua c'è il confine. Eh? Ehi, sono i banditi. Fermi, banditi. Smettete subito il vostro banditismo. Oh, alla luce del sole pure. Avete proprio un bel coraggio. Ma finisce qui, mascalzoni. Oh oh. Aspettate, c'è un malinteso. Questo è il vero principe. Oh no, non mi fregherete di nuovo con questo trucchetto. Una volta sì, ma due proprio no. Esatto, preparatevi a morire. Eh sì, ragazzi, purtroppo è tutto compromesso. Purtroppo sì, è tutto compromesso. Vabbè, poi facciamo così. Qua sono messi tutti sballati, quindi sono maledetti infami. Qua facciamo così. Ma sono a 2400 io. Madonna mia. Una bestia. Eccola lì. La mia Jean, la mia cucciolotta. Jean e Zerase sono le mie super mega wife. Dannazione, battuti da un'orda di banditi. Non c'è onta peggiore. E invece sì, essere battuti due volte da un'orda di banditi. Chiama i rinforzi, subito. No, aspettate. Eccola, finalmente.
Generale Dean. Boz. Con lui ci sono Lady Silence e Leon. Sì, è il vero principe. Siete ferito, principe? Sì. Ah, mi sento sollevato. A Sabol ci sono alcuni dei soldati più grossi e tosti del mondo. Rinfoderate le spade, uomini. Ma generale Dean, questi banditi... Silenzio, non sono banditi, è sua altezza reale il principe Joe. Andatevene ora. Come ordinate, generale Dean. Farò come dite, generale Dean, ma ancora non mi fido di questi qua. Sembra identico al capo dei banditi che abbiamo avvistato l'altro giorno. Se è davvero il principe... Beh, forse il principe è un bandito. Non per mancare di rispetto, generale Dean, ma forse ha ingannato anche voi. Non avete delle prove, giusto? È vero, non ho alcuna prova. Posso solo chiedervi di avere fiducia in me. È davvero così somigliante? Voglio dire, il principe non ha esattamente un aspetto ordinario. Non ci crederei neanch'io se non l'avessi visto con i miei occhi. Anche se il principe si trovasse accanto al bandito, avrei difficoltà a distinguerli. Vi giuro che ingannerebbe anche voi, forse anche il principe. Devo vedere questo bandito con i miei occhi. Non è possibile che sia identico al principe. Vostra Altezza, vogliate scusare i miei uomini, non volevano mancarvi di rispetto. Con il costante pericolo di Armes e questa nuova ondata di banditi, sono un po' nervosi, vi prego di comprendere. Lui fa solo sì con la testa. Grazie, Vostra Altezza. È peggio di quanto pensassi, mi piacerebbe davvero dare un ceffone a quell'impostore. E io gliene darei altrettanto, non dimenticatelo. Vi porto a incontrare il nostro leader, Lord Robel, Vostra Altezza. Vi aspetta Sebol. Forse lui riuscirà a fare un bel po' di chiarezza su come stanno le cose. Dean e Boz entrano in squadra, però ovviamente Boz lo mettiamo nell'entourage. In realtà Dean lo potrei mettere in party, perché Dean è molto forte. E tra l'altro Dean, sì, lo mettiamo al posto di Jin, perché Dean mi serve come attacco fisico. Quindi... Ah, però oddio, Jin... Potrei togliere Alzared in realtà. È che Alzared ha la runa... Però posso metterlo nell'entourage. Aspetta. Ok, facciamo così per ora. Formazione... Dean lo mettiamo davanti. Esatto. Lui non ha rune. Ha la runa titano. Ok, sì. Cioè che fa più danni con le spade a due mani. Vabbè, ci sta. Ok. A questo punto qui praticamente dovremo affrontare una zona nuova. Cioè raggiungeremo praticamente una zona nuova. Ecco qua. Vedete? Abbiamo praticamente superato il confine. Allora, siamo giunti a Sebol. Pam param pam param pam pam. Guardate, è il principe Joe. Il principe non è un altro che un bandito. Oh, ma come fa il generale Dean a farsi vedere in giro con certi brutti ceffi? Se non fosse insieme al generale Dean, darei al principe una bella ripassata. Ah, perfino i Godwin sono più cordiali. Mi dispiace immensamente, Vostra Altezza. Siate forte e cercate di ignorare le loro offese. Eh già. Ah, generale Dean. Eccovi, vi stavo aspettando. Ho portato con me Sua Altezza Reale il principe Joe, signore. Vostra Altezza, Lady Leon, che piacevole sorpresa. Solis Raulbel, Lord di Sebol, al vostro servizio.
Vi do il benvenuto. Ah, è da tempo che non ci vediamo, Lady Silas. Mi dispiace che ciò avvenga in tali circostanze. Scusateci per il trambusto che abbiamo causato. Non dovete, mia signora, sono io a scusarmi. Siete venuti fino a questo sperduto avamposto solo per essere accolti in modo così ostile. Perdonatemi. Lasciate che informi Sua Altezza della situazione. Inizierò col dire che io non credo affatto alle dicerie. Innanzitutto, che motivo avrebbe Sua Altezza a dedicarsi al banditismo? Sfortunatamente ci sono stati molti testimoni dei crimini dell'impostore. Testimoni? Già, a proposito. Sono andato in missione con Dean e i suoi uomini per snidare i banditi. Volevo acciuffare questo principe dei banditi e torcergli il collo con le mie mani. Dopo ore di ricerca abbiamo trovato i banditi che stavano saccheggiando una carovana. Ho guardato subito quello che sembrava il capo ed era identico al principe. Identico! Ho perfino urlato: principe, che state facendo? Grosso errore. A questa scena hanno assistito molti soldati. Subito si è sparsa la voce che quello era Sua Altezza il principe. Questa diceria è giunta alle orecchie degli abitanti della città. Adesso un bel po' di gente è contro Sua Altezza. E allora è stata colpa tua, Boz? Già, mi prendo la responsabilità. Sto malissimo per quello che è successo. Non date la colpa a Lord Wilde. Se non fosse stato lui a chiamare l'impostore, l'avrei fatto io. È praticamente uguale a Sua Altezza. Difficile da credere. Personalmente, volevo che Sable si alleasse con voi, Altezza. Credo che sia nel migliore interesse di Sable, e poi credo che Sua Altezza sia dalla parte del giusto. Non posso però seguire una politica che la gente non approverebbe, anche se sono il loro leader. Sembra che l'unica possibilità che abbiamo è catturare questo impostore. Se Joe riuscisse a catturare il capo dei banditi, le cose si sistemerebbero. Principe, facciamo così. Lasciate che vi accompagni anch'io, Vostra Altezza. Crediamo che il nascondiglio dei banditi si trovi sul Monte Rarro. Iniziamo da lì, Vostra Altezza. Ok, Boz ha lasciato la squadra, però Dean è rimasto con noi. A questo punto, ragazzi, bisogna esplorare la città di Sable, perché, esatto, ci sono dei forzieri. Come è magia elementare, che sarebbe appunto quella che mi serve per aumentare il grado della magia dell'apprendimento delle tecniche. Però qui in particolare dovrebbe esserci un altro oggetto importante, ovvero il martello d'argento, se non ricordo male. Doveva essere qua. E il martello d'argento perché è importante? Perché non solo ci permette di aumentare il livello delle armi, ma ci consentirà finalmente di reclutare il fabbro, ovvero il nano, che abbiamo incontrato la volta scorsa. Quindi sarà molto importante per noi trovare questo martello, che però non ricordo dove si trova. Sì, qua dovremmo girare un po' di città. Cioè, dovremmo girare un po' la città. Oh, intanto qua alleniamo la magia. Ah, ma non mi fa aumentare la magia? Scusa, e allora il livello del tuo insegnante sale ad A. Ma scusa, ma A per cosa? Ah, però forse solo... Ah, giusto, del mio insegnante. Quindi devo andare al castello. Oh, qui c'è anche il ristorante, tra l'altro. C'è il ristorante e locanda. Ah. Soldato di Armes. Salve, Vostra Altezza. Tutto a posto? So che Vostra Altezza non è un bandito. Sono certo che è una macchinazione di qualcuno. Cosa? Quest'uomo? È un soldato di Armes. Un generale di nome Gidan si è unito a Lord Barus e ci ha invaso, vero? Lui fa parte di quell'esercito. Pare che abbia combattuto fino allo stremo per permettere la fuga di Gidan. È stato anche ferito. Pur essendo un nemico, è un valoroso soldato. Perciò Lord Rolbel e il capitano Dean vogliono che sia curato. Però è rimasto addormentato tutto questo tempo. Mi domando se stia bene. Già.
Allora, io ripeto, non... ecco, qui c'è la forzia, però non mi ricordo. Libro anticotto, ma non c'è spazio. Male, questa cosa malissima. Ok, qua facciamo così. I libri antichi li dovrei consegnare ad Azred, ad Alzred. Se non mi ricordo male, era lui che li prendeva i libri. Però non me lo ricordo con certezza, perché era lui tipo il bibliotecario. Dannato bandito, vai via da Sebri prima che ti sbatto io fuori a calci. Vattene subito. Oh, oh, calma, calma. Chill, chill, anzi, cool, cool, baby. Allora, scendiamo. Nel frattempo io vi faccio vedere la città, perché tanto per il tanto dovremo staccare adesso. La prossima parte sarà molto interessante, perché c'è una piccola chicca che non so quanti di voi effettivamente conoscono. Aspetta, ma qua si va verso l'uscita forse. Ah, ecco, qui c'è Corona del Destino. Ah sì, qua mi sa che si esce. Si va verso i monti. No, un secondo. Però forse molti di voi non lo sanno. Questa è una piccola chicca che non so effettivamente quanti di voi conoscono. Ma il prossimo personaggio che incontreremo, ovvero il sosia del principe, in realtà è una stella del destino. E si potrà effettuare un... allora, intanto Din, aumentiamo le armi. E si potrà effettuare un game over. Effettuare il game over contro il nostro avversario, che vi posso già spoilerare il nome, ovvero Roy. Questo me lo ricordo molto bene, perché c'è una similitudine di questa storia in Shwikoden 2, tra l'altro, dove praticamente il nostro eroe viene imitato da un lestofante, che però poi viene scoperto e quindi diventa nostro alleato. Ecco, qua succede praticamente la stessa identica cosa. Succede esattamente la stessa cosa. Oh, martello d'argento, eccolo qua. Perfetto. Quindi ok, era questo l'oggetto che mi interessava più di tutti in realtà. Per cui andiamo a consegnare il martello d'argento. Ah, forse sì, possiamo uscire, vero? Sì, ok. Sì, usciamo da Sebol, tanto ci possiamo ritornare col teleport. E torniamo dal nano. Così reclutiamo finalmente il nostro fabbro. E inoltre la cosa importante è che il nostro maestro può andare ad A. Ma va ad A anche... no, va ad A però per cosa? Ah, forse per la magia, perché giustamente era magia elementare. Sì, effettivamente non ci avevo pensato a sta roba. Campo dei nani. Andiamo. Ok. Oh, e questo cos'è? Mi avete portato un nuovo martello? Sì. Oh sì, potrei fare un lavoro anche migliore con questo attrezzo. E come potete vedere adesso possiamo arrivare fino al 12. Cosa che farò immediatamente. Ecco qua. Wow, un lavoretto mica male direi. Non farò più chiamare scemo di un fabbro dal mio padrone. E allora verrai a lavorare con noi adesso? Sarebbe fantastico! Dongo, vieni qua! Eh? È di nuovo il mio padrone. Ecco, e si fa rimettere i piedi in testa. Allora non lo vuoi proprio capire? Stai zitto e torna a forgiare chiodi, ti chiedo solo questo. No, ma io non sono uno scemo di fabbro. Silenzio! Ai! Padrone, la violenza è sbagliata. La violenza è sbagliata, dici? Però vuoi forgiare degli strumenti di morte, eh? E allora? Non è così. Io sono un fabbro e voglio diventare più bravo. Boh,
Basta un piccolo miglioramento e già ti senti un maestro. Beh, non mi serve uno scemo di fabbro come te. Sei licenziato, vattene pure al castello del principe, vai dove ti pare, a me non importa niente. Oh, padrone, ammetti che sono bravo? Grazie, padrone. Che scemo, ti ho appena licenziato e tu sei contento. Padrone, grazie per avermi insegnato il mestiere, farò del mio meglio. Ma smettile e vattene da qui. Sì, padrone. Ecco, finalmente lo possiamo reclutare. Vostra Altezza, il padrone mi ha dato il permesso di venire con voi. Oh, è finalmente reclutato. Meglio che mi prepari, però al castello non appena avrò fatto. Aspettatemi, ok? Boh. Perfetto. E ora possiamo uscire e possiamo ritornare a Sable perché ci possiamo salutare. Ci saluteremo a Sable, anzi, dato che la prossima puntata sarà molto particolare, in quanto vi farò vedere ovviamente tutto il dungeon che faremo dei Monti Rarro e poi successivamente ci sarà un bad ending. Eh sì, ve l'ho detto ragazzi, potremo in un qualche modo sbloccare il bad ending, uno dei bad ending, perché uno si sbloccava proseguendo la strada che praticamente Burrows ci proponeva. Quindi se noi avessimo deciso appunto di diventare il re della nuova fazione, avremmo continuato quella storyline e avremmo in un qualche modo sbloccato un finale cattivo. Non so se ve lo includerò magari alla fine come extra, il finale cattivo, però quelli che posso farvi vedere subito, ve li farò vedere subito, come quello che potrebbe succedere ora. Questo potrebbe essere uno dei finali brutti. Proseguendo da questa parte arriverà ben presto al confine con Armes. Lo troverà chiuso però. E lo è stato dai tempi dell'accordo tra Lord Burrows e l'esercito di Armes. Normalmente non rivolgerei neanche la parola a uno come te. Dovresti ringraziare il generale Din. Ah, quindi principe, a nord-est di Sable, raggiungiamo e diamo a quell'impostore una bella lezione. Ah, devo uscire da Sable. Ah, oddio, ero convinto di andare da qua. Non me lo ricordavo più. E allora va bene. Direi che per questa puntata effettivamente possa essere tutto. Io vi ringrazio a questo punto per essere stati con me. Spero che questo gameplay, questa guida su Shikoden 5 possa piacervi. E noi ovviamente ci vediamo alla prossima.